Incidenti stradali provocati dai cervi in Abruzzo, dati ufficiali riferiti all'ultimo anno in corso, appena lo 0,2%. Vittime nessuna, certo molte di più provocate da incidenti di caccia. Ancora più sorprendente il dato riguardante i danni arrecati agli agricoltori. Anche qui, dati ufficiali, la regione ha dovuto sborsare come risarcimento nell'ultimo anno poco meno di 26.000 euro. Davvero difficile comprendere quale incombente necessità ci sia nel procedere all'abbattimento selettivo in Abruzzo di 469 cervi, se non quello di accontentare la lobby della caccia nella nostra regione. Ci vanno giù pesante le associazioni e i partiti di minoranza, oggi in piazza a Pescara, per protestare contro la delibera della Giunta Marsiglio che concede ai cacciatori in possesso di specifiche autorizzazioni di dichiarare guerra a una delle specie più iconiche d'Abruzzo. Intanto giovedì prossimo è prevista la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da varie associazioni, tra cui la Lega in difesa degli animali. Ci sono una serie di ragioni che abbiamo portato all'attenzione del TAR, non sono state accolte, ma abbiamo avuto una sospensiva da parte del Presidente del Consiglio di Stato che ci fa ben sperare per il prossimo appuntamento, che è quello del 7 novembre, dove noi andremo a riportare queste argomentazioni e soprattutto andremo anche a spiegare ulteriormente che in questa fase, che è una fase cautelare, deve prevalere a nostro avviso il principio di precauzione, cioè quando i dati non sono così certi e così chiari e abbiamo l'esigenza di tutelare fauna selvatica, il principio di precauzione deve avere una prevalenza rispetto all'interesse dei cacciatori a esercitare quella che è un'attività ludico-sportiva, perché ci tengo a sottolineare per l'ennesima volta, lo sto dicendo in tutte le dichiarazioni, questo non è un piano di contenimento, un piano di controllo di fauna selvatica che causa danni. Quindi non è un problema di sicurezza, non è un problema di economia dell'agricoltura, è semplicemente l'ennesimo regalo che si vuole fare alla lobby venatoria. Alla manifestazione presenti anche attivisti provenienti da altre parti d'Italia, in particolare da Trentino, Umbria e Toscana, e proprio una rappresentante di un comitato della Casentinese mette in dubbio i dati del monitoraggio dei cosiddetti sele controllori, ovvero cacciatori che tendono per proprio interesse a sovrastimare il censimento fornito alla regione. Presenti anche diversi rappresentanti politici d'opposizione, una nutrita rappresentanza del Movimento 5 Stelle con la deputata Daniela Torto e la consigliera regionale Erika Alessandrini, ma anche Alessio Monaco di Alleanza Verdi Sinistra, primo firmatario della petizione che ha superato le 130.000 firme, e Antonio Blasioli, vicepresidente del Consiglio regionale. Il mondo agricolo non ha bisogno di questi specchietti delle allodole, che sono, diciamo, queste delibere che oggi contestiamo, ha bisogno invece di investimenti importanti nel mondo agricolo, dalla tutela dei prezzi all'accesso al credito, agli invasi, al funzionamento giusto dei consorzi di bonifica. Questo ci chiedono gli agricoltori e a distanza di 6 anni l'uomo venuto da Roma purtroppo non ha dato nessuna risposta.